Si è svolta al Motodays di Roma la presentazione delle attività 2017 della Onlus DD, la prima e unica associazione in Italia che si è occupata di riportare sulle due ruote persone con disabilità. Lo sport la fa da padrona, con il team DD composto unicamente da piloti disabili, che si stanno già preparando per la stagione del DD Bridgestone Cup, il campionato italiano loro riservato. Nome e cognome? Alex Innocenti. Omar Bortolacelli. Che fai nella vita? Faccio il papà e il pilota a tempo determinato. Lavoro come centralinista al 118 e faccio il pilota. Che fai a Motodays? Sono qua per la presentazione del team DD. Sono venuto insieme ai miei fratelli DD per presentare le nuove attività del 2017. Ma perché? Tu vai in moto? Sì, sono ritornato in motocicletta. Sì, vado in moto. Che disabilità hai? Non si vede? Paraplegia, lesione completa. E come riesci a guidare una moto? Pensavo fosse più difficile, abbiamo usato degli adattamenti, abbiamo portato tutto quello che serviva ovviamente sulle braccia perché non potendo usare le gambe e devo dire che è rimasta più semplice di quello che pensavo. Ragazzi, sono un mago, non pensavo ma sono un mago. Che fai quest'anno? La DD Bridgestone Cup, l'11 di giugno e il 27 di agosto al Mugello. Allora, quest'anno farò il campionato italiano Bridgestone Cup l'11 giugno a Vallelunga, il 27 agosto al Mugello, e avremo anche una grandissima manifestazione che è il 20 e il 21 di maggio a Le Mans insieme alla MotoGP. Chi è il più forte tra voi due? Ovviamente Omar. Ovviamente Alex. Fai un augurio al tuo collega. Spero che il dito gli vada bene e che, attenzione, quest'anno bisogna andare forte. Ci abbiamo tanti altri piloti che ci stanno dietro, alle calcagna. Dai Alex, ti faccio i migliori auguri di arrivare dopo di me. Sì, un'edizione molto importante, avremo la presentazione di tutto il team DD che sarà presente alla MotoGP di Le Mans, con una griglia riservata ai ragazzi disabili, ragazzi che verranno da tutto il mondo, 9 nazioni presenti, 30 piloti iscritti, una cosa veramente fantastica. A breve avete la presentazione qui sul palco, siete in tantissimi e sta arrivando anche un ospite speciale. Sì, stiamo inondando con le nostre divise il Motodays, siamo riconoscibilissimi, sta arrivando la nostra madrina fenomenale Annalisa Minetti, che non possiamo aspettarla a braccia aperte tutti insieme. Un commento molto rapido su quello che prevedi a Le Mans, la partecipazione di Le Mans, come sarà questo evento? Ma già a pensarci mi vengono i brividi. Pensare a un pubblico di 100.000 persone tutto lì per noi è una cosa bellissima, una fantastica. Penserò a me personalmente molto a fare una buonissima gara, il circuito è bello, il circuito mi piace, perciò darò tutto me stesso per la gara più importante della mia vita. Sono Mattia Terzi, ho 20 anni, vengo da Roma. Tre anni fa ho avuto un incidente con la mia moto, 17 anni col 125, in cui ho perso il movimento di flesso estensione del piede destro. E da quest'anno corro con i DD per il Bridgestone Cup campionato italiano e non vedo l'ora di iniziare. Ma soprattutto la domanda più importante: che moto userai? Hai trovato una moto adatta alle tue dimensioni e altezze? Diciamo che è stato difficile trovare una moto per la mia altezza soprattutto. Correrò con una Yamaha R6 e adattata ovviamente per la mia disabilità, quindi con il freno posteriore a pollice invece che a pedale e niente, correrò con questa. Ciao, sono Daniel Pertusati, della provincia di Grosseto, e ritorno quest'anno a correre nuovamente con i DD con un GSX-R 600 in cui ho gas e freno a frizione a sinistra e per la mano destra ho l'ancoraggio per il braccio. Che cosa ti aspetti da questo campionato? Hai visto che siamo cresciuti tanto rispetto all'inizio? Quindi a livello competitività e a livello anche di famiglia DD, che differenze noti in questi 3 anni che sono passati? Allora, sì, il team è cresciuto molto, ci sono tanti ragazzi nuovi, giovani, quindi ho ancora più coetanei e spero quest'anno che il divertimento sia maggiore. Ecco, quindi un numero di concorrenti maggiore della mia età sicuramente mi farà divertire di più. Cristian Fassi, vengo da Cuneo, quest'anno parteciperò al Bridgestone Cup classe 600. Ora c'è il mio meccanico che me la sta finendo di preparare gli adattamenti, cioè monterò il cambio a pollice
e delle pedane fatte su misura per me per avere più stabilità in piega. I piloti di Didi si cimenteranno non solo nel campionato italiano, ma anche con una gara internazionale che si farà per la prima volta al mondo all'interno del Gran Premio di Francia della MotoGP, il prossimo 19, 20 e 21 maggio sul circuito di Le Mans. Parteciperanno piloti provenienti da tutto il mondo, Francia, Inghilterra, Finlandia, Belgio, Spagna, Italia ovviamente, ma anche Nuova Zelanda, Colombia e Australia. A presentare l'iniziativa sul palco la stessa Hollus, accompagnata dalla loro madrina Annalisa Minetti. Beh, ritornare qui è sempre eccitante, più che emozionante, è proprio eccitante, come le sensazioni che poi hai quando sei in moto a tutta. È incredibile, io oggi sono veramente euforica perché abbiamo raggiunto un obiettivo che ci siamo prefissati fin dall'inizio, che era quello poi di arrivare ad Le Mans a un MotoGP mondiale, quindi sono veramente, posso dire, orgogliosa e sono veramente felice. Tu sei sempre vicino al motociclismo paralimpico, nonostante hai tantissimi impegni. Parlaci dei tuoi prossimi progetti. Guarda, i miei prossimi progetti, proprio prossimissimi, sono appunto la Roma Ostia e quindi comunque una 21 km dove dovrò confermare un record europeo, e poi avrò appunto la Maratona di Roma il 2 aprile dove comunque in qualche modo dovrò mantenere un tempo dignitoso affinché io possa realmente ottenere questo record europeo anche sulla Maratona. E questi sono, diciamo, i miei progetti sportivi imminenti. Ho un disco e un libro in uscita l'11 maggio che è Io Rinasco, e voi sapete bene con Didi che parliamo fondamentalmente di rinascita tutti i giorni attraverso lo sport, e lo farò anche musicalmente, anche attraverso appunto lo scritto, i miei racconti, i vostri racconti, dove sarete anche protagonisti di alcune storie all'interno di questo libro. E poi chiaramente sono sempre a disposizione dei vostri progetti, dei nostri progetti, perché sono la vostra vicepresidente, ve lo voglio ricordare, di conseguenza assolutamente parte integrante di questa famiglia. Perché? Perché secondo me quello che stiamo proponendo non è soltanto una sfida personale, non è soltanto la possibilità di rimettere in moto le persone che proprio attraverso la moto hanno avuto la loro disavventura di quel momento, che poi oggi è il loro punto di forza, è la loro resilienza, è il loro modo di essere resilienti, ma fondamentalmente è la possibilità, l'opportunità di raccontare che possiamo fare anche di più di quello che pensavamo di poter fare, che tutto è possibile non è una parola, che volere e potere non è una frase fatta ma è uno stile di vita che i DD chiaramente rendono reale tutti i giorni. E come dice Emiliano, i sogni sono fatti per essere realizzati e noi ne dobbiamo realizzare ancora tanti. Prossimo, non ultimo, sarà quello appunto di essere uno sport olimpico alle prossime Olimpiadi. Alle mani ci siamo arrivati, alle Olimpiadi ci arriveremo. Non solo sport, Annalisa Minetti e Chiara Valentini, segretaria della Hollus DD, annunciano la seconda stagione di Never Give Up, il programma televisivo dedicato al binomio disabilità e due ruote, che quest'anno si occuperà di motori a 360 gradi. Lo start avverrà, grazie alla collaborazione con Fiat Autonomy, il 12 aprile sul canale 148 di Sky Automoto TV. Infine, ampio spazio ai corsi di guida. Riprenderà Learn and Try, una giornata di corso dedicata a chi vuole risalire in sella con l'opportunità di provare moto adattate e il brivido della pista. L'appuntamento è per il prossimo 7 aprile al Tazio Nuvolari, il circuito in provincia di Pavia. Siamo in compagnia di Diego Coco, presidente della Intrasegur Group e dell'Accademia Europea Tutela Privata. Diego, tu sei stato accanto alla Hollus sin dall'inizio, dal lontano 2013, che poi è solo 4 anni fa. Però che evoluzione hai visto di questo movimento? Perché mi ricordo le fasi iniziali, eravamo veramente in pochi e sei stato uno dei primissimi a credere in questo progetto. Sì, l'evoluzione è stata avvincente, nel senso che vi ho seguito con passione e come sapete bene sostanzialmente non abbiamo pensato di donare mai, abbiamo pensato di donare dei soldi, abbiamo pensato di accompagnare un progetto, un sogno che secondo me Emiliano e te sareste riusciti a realizzare. Io quella visione l'avevo già vista, quindi nel tempo non sono rimasto così sorpreso che abbiate raggiunto così tanti proseliti, così tanto applauso e che abbiate conquistato dei podi importanti, perché poi secondo me chi si impegna veramente, chi vuole veramente fare le cose, voi ne siete l'esempio, alla fine ci riesce, magari ci mette un po' di più, voi ci avete messo anche di meno, quindi un doppio bravi insomma. Delle tante attività, tu in particolare sei dedito non solo con noi ma anche con altre associazioni al sociale, quanto lo ritieni importante?
Il sociale è importantissimo se visto e fatto nel modo corretto, e per modo corretto intendo se fatto nella consapevolezza che chi ha un'azienda, al di là della sua bravura, ha un dono, la possibilità e quindi una responsabilità sociale, la possibilità di dare da un lato dei posti di lavoro, dall'altro ha il dovere morale e sociale anche di aiutare chi magari in quel momento ancora non ha il focus, ancora non ha capito dove vuole andare. Quello che posso dire è semplicemente che noi come Bridgestone siamo veramente orgogliosi di aver appoggiato questo progetto fin dall'inizio e ringraziamo Emiliano e tutti i ragazzi della DD che sono arrivati a correre durante la MotoGP portando in giro per il mondo la testimonianza di valori di cui sono portatori, valori ovviamente positivi che non hanno eguali ad oggi. Grazie a tutti. Si chiude così questa nona edizione del Moto Days. I ragazzi della DD saranno impegnati per i test a Le Mans il prossimo 21 e 22 marzo. Un primo approccio con la pista in vista della gara con la MotoGP.